Bentornati ragazzi, qua di Futti della Channel e siamo qui con un nuovo Squad Leader in 6 minuti. Siamo qui con il giocatore che abbiamo sbloccato più o meno in live, il nostro Alexandre Lacazette, Squad Challenge Reward. Una carta assurda, 88 velocità, 88 dribbling, 88 tiro, 83 passaggio, 84 fisio. Gli ho messo anche il chemistry il cacciatore, per vedere di farlo andare a 3000, fargli tirare anche a 3000. Alto di rendimento, forse leggermente la pecca, 3 stelle di pietrevole, anche quello magari potrebbe essere meglio, però 4 stelle di possibilità, molto molto utile. Per il secondo giocatore ho preso il commento di Black Thunder che mi dice di andare nella quarta pagina e prendere il settimo giocatore, minimo 34.000, massimo 83.000, quindi un price range molto particolare, mi è piaciuto per questo e andiamo nella quarta pagina e prendiamo il settimo giocatore che non dovrà essere naturalmente della Ligue 1, ma il settimo giocatore è Toni Kroos, quindi lo prendo molto volentieri. Quindi Kroos e Laka sono nella squadra, andiamo a girare i moduli, 3, 2, 1, 4, 4, 2, seconda variazione, quindi con i due CDC, quindi Kroos farà il CDC, non ci sono problemi, Laka decido se metterlo a destra o a sinistra, adesso vediamo, quindi possiamo far partire i nostri 6 minuti di tempo, adesso abbiamo 6 minuti per continuare, creare, completare questa squadra. Allora, beh, un link molto easy, qui sarebbe mettere Benzema che c'ho già nel club, così fa una doppia intesa con Toni e fa anche una intesa semplice con Lacazette. Guardiamo un pochino a sinistra se c'è qualche giocatore della Ligue 1 interessante, guardiamo un pochino, esterno a sinistra non nel mio club ma giocatori sperimentali, Ligan, c'è questo Lemar Sif che non è male, se no come alla sinistra sarebbe Balbuena If, che sarebbe anche una tripla intesa, dai mettiamo Balbuena, proviamo Balbuena If, così Balbuena è a posto, qui siamo quasi tutti a posto, prendiamo un GDC tedesco, non della né della Ligan né della BBVA, vediamo un pochino chi possiamo trovare, naturalmente abbiamo bisogno di una tripla intesa, quindi c'è da stare attenti a mettere anche il difensore centrale tedesco della stessa squadra, quindi guardiamo un pochino se c'è qualcuno interessante, magari come CC, qui non ne vedo più di tanti. Gundogan però non ha, sì che non ha difensori centrali tedeschi, nemmeno il Borussia, nemmeno lo United, nemmeno, è un po' difficile qui. Sto pensando, vediamo un pochino, prendiamolo dello Schalke, prendiamo Goretzka, dai, prendiamo Goretzka. Ok, ce l'ho già Goretzka, perfetto, così possiamo prendere Audes, andare abbastanza sul sicuro. Ok, adesso abbiamo bisogno di un terzino sinistro o francese della Bundes o dello Schalke o del Lione, quindi guardiamo un pochino, terzino sinistro qualsiasi, andiamo nella Bundesliga, vediamo un pochino se c'è qualche francese oppure un terzino dello Schalke, che potrebbe essere Kolasinac, dai proviamo Kolasinac, così sono tutti a posto loro. Abbiamo bisogno di un altro link per Kroos e direi di prendere un altro giocatore della Liga che poi si vada a collegare con il terzino destro, quindi qui possiamo mettere veramente chi ci pare, quindi mettiamo un difensore centrale, stavo pensando potremmo mettere, dai partiamo dall'esterno destro, abbiamo ancora 3 minuti quindi non addormentiamoci. Liga Santander, esterno destro, chi potremmo mettere? Castillejo If? Boh, potrebbe essere una scelta interessante, potrebbe. Andiamo come alla destra, chi c'è? Alla destra abbiamo Iñaki Williams, ma ho usato abbastanza volte. Orellana If potrebbe essere interessante, però poi terzino destro è cileno, è un po' un problema. Vediamo un pochino se c'è qualcun altro. Cerci l'abbiamo già utilizzato. Baccalì,
Anche un argentone ci potrebbe stare, dai. Mettiamo Bacca lì, così posso mettere un terzino destro belga di un altro campionato che non abbiamo utilizzato. Quindi, nazione regione Belgio. Dove sei Belgio? Belgio, perché non sei tra i top nazioni. Ok, Belgio. Abbiamo Mounier. Abbiamo Cavanda, incredibile. Mamma mia, Cavanda è eccezionale. Abbiamo ancora quasi un poco meno di 2 minuti. Andiamo a mettere Mounier e mettiamo altri 2 giocatori del Paris Saint-Germain. Abbastanza easy. Abbastanza easy. Sì, dai, facciamo così. Quindi, anzi no. Mettiamo portiere della Liga. E poi facciamo una tripla intesa. Così non mettiamo 3 giocatori del Paris Saint-Germain. Quindi qualsiasi, andare a prendere Ruffier. Ruffier If non sarebbe male. Non sarebbe male Ruffier If. Quindi proviamo anche l'If di Ruffier. E poi andiamo a prendere difensore centrale, naturalmente, del Saint-Étienne. Non Perrin, perché non ce l'ho la Scobie del Challenge, ma prendiamo il Perrin normale. Così la squadra dovrebbe essere a posto, tutti con 10 d'intesa, cross 8 perché gli manca il cambio di posizione. Andiamo a comprarli tutti e ci rivediamo prima. Allora, però, completata. Ok, la squadra è completata, a me sembra molto interessante. Abbiamo la Ligue 1, abbiamo la Liga, abbiamo la Bundesliga e abbiamo la Ligue 1 di nuovo. Non mi sono accorto di aver messo 2 sezioni di Ligue 1, però vabbè, ibridate in modo diverso, quindi ci sta. Alla fine sono 3 campionati, però naturalmente ne avrei potuti mettere 4, però mi ispirava di più così. Quindi andiamo a provarla in una partita singola online e cerchiamo di fare bene. Ecco qua il nostro avversario, guardiamo un pochino che squadra ci presenta. Una ibrida, no, non è un'ibrida, è una barca Spremeling con Calleon. Bello lì Benzema, in profondità per la casetta. La casetta anticipa il portiere. Mamma mia, Benzema di testa, dai. Buono, però non basta. Palla rimasta lì, ma non ce la facciamo. Palla in mezzo per Goretzka. Cambia tutto per Bacalì. Bacalì, ragiona, per cross, ancora per Goretzka, per la casetta che apre per Valbuena, Valbuena, prova il tiro a giro, Valbuena, uccide Smalling, ma non basta per il gol, attenzione, la casetta qui rubra subito palla, la casetta, ancora, mamma mia, buono Laka, 1-2, 1-2 di Laka, Laka, bravo, dribbla 1, dribbla 2, grande Laka, dai il tiro, mamma mia, Shaq leva tutto qui. Indietro, ancora Laka. Laka si gira bene, prova il tiro a giro, la casetta fuori di poco. Ora la palla Goretzka. Goretzka cerca cross, cross in mezzo per la casetta che non può sbagliare. Laka ce la fa, ancora il dublesimo, segna proprio lui. Alexandre, la casetta, che giocatore. Palla Goretzka che la gira per cross e finisce il primo tempo sull'1-0. Vedete, l'avversario non ha fatto nemmeno un tiro. Noi 8, potevamo fare più di un gol però. Benz per Laka. Buono, Laka se ne va. Laka col mancino. Devo tirare la bassa. Dai, va bene, va bene. Attenzione però qui alla chiusura. Marziale è veloce. Marziale è veloce. Tira fuori per fortuna. Non lo farà mai. La mette in mezzo. Bello qui il passaggio. Devo dare ragione a lui qui. Un bel gol. 1-1 al 77esimo. Giroud ci ha fatto gol. Vabbè. Cerchiamo di rimontare, cioè di riprendere il nostro vantaggio. Non prendiamo un altro gol. Dai ragazzi, ma come ha fatto a fare gol in questo modo? È passato attraverso Coutinho. Non so perché non l'hanno preso di testa i giocatori. Questo non ci sta di gol. Quello di prima sì, ma questo no. Sarà il terzo tiro che fa tutta la partita. Buono qui la palla. Prendi la Bacca lì. Grazie, grazie mille. Palla in mezzo, l'ultima occasione. Cerca Laka. Laka se ne va. La casetta. Prova il tiro, la casetta. Sempre check di mezzo. Sempre check. Ancora Bacalì, dai in mezzo. Bello sto passaggio, bellissimo. Dai, ruba palla qui a Calleon, buono. Ancora palla in mezzo, ce la possiamo fare. La casetta per Bacalì. Bacalì, se ne va. Bacalì, il tiro. E vabbè, ha avuto fortuna, diciamo, l'avversario, dai. 2-1 per lui, arriva dopo tanto una sconfitta negli scolbiter in 6 minuti. Adesso voglio vedere, però prima di andare verso la play review, voglio vedere le statistiche. Sì, ho fatto qualche tiro da distanza, è vero. Però adesso andiamo a vedere le statistiche. 15 tiri a 3. 2 tiri in porta lui, 9 io. Com'è possibile? Ho fatto sì
4 long shot, però il resto sono tutti dall'area, dall'area o dal limite, proprio il limite dell'area. Lui ha fatto 3 tiri e 2 sono entrati. È incredibile, veramente. Eccoci qui con la nostra squadra. Devo dire che il problema forse era la difesa, perché comunque se abbiamo subito 3 azioni, quindi 2 gol su 3 azioni, il problema era la difesa. Infatti secondo me è un po' lenta come difesa. 80 velocità e 76 per i terzini non è abbastanza, e 70 e 65, 70 dovrebbe essere abbastanza, 65 non lo so, boh, è mancata un pochino. 1,87 Avedes, 1,81 Perrin, è un po' basso Perrin, giustamente. Ruffier non è che mi è piaciuto più di tanto, però il centrocampo a me è piaciuto tantissimo. Cross veramente forte, a me piace moltissimo, ottimo passaggio, un bel tiro anche a distanza, anche se non l'abbiamo provato. E Goretzka è un giocatore molto molto completo, un bel bug di FIFA. Ho già fatto un bel po' di partite con questa carta, quindi diciamo che mi piace. Bacca lì veramente ottimo, la sorpresa di questa squadra, devo dire, una carta eccezionale, a me è piaciuta tantissimo. 4 stelle vedete, 4 stelle massa abilità, veloce, dribbling e anche un buon passaggio, devo dire, per quello che ha fatto. Valbuena mi ha un po' deluso rispetto a Bacalì, l'ho trovato meno nel vivo del gioco. Costa poco, però non so quanto vale. Da una tripla intesa una carta eccezionale come la Lacazette, però è una carta abbastanza mediocre questa di Valbuena. Benzema è una carta che a me piace tantissimo, a Ricky no, ma a me piace veramente tantissimo. 4 serie di euro, 3 serie di massabilità, boh, a me piace, che vi devo dire. E la Lacazette ha fatto il gol della partita. L'avevo già provato in un'altra partita dove non ha segnato, ma era stata una partita abbastanza scriptata, un po' come questa, devo dire. Ultimamente c'è un po' lo script contro, però vi devo dire che la carta è veramente ottima. Ha un dribbling assurdo, avete visto in varie occasioni dove ho dribblato gli avversari senza alcun problema. Ha un buonissimo tiro, un'ottima velocità, un buonissimo fisico. Gli manca un pochino di altezza forse, e secondo me anche la quarta stella piede deboli, perché quest'anno ragazzi avere 4-5 stelle piede deboli secondo me è fondamentale, perché per fare gol da tutte le posizioni serve la quarta o addirittura la quinta stella piede deboli. La Lacazette non ce l'ha, e infatti questo diciamo è l'unica pecca per questa carta, che secondo me è eccezionale. Infatti alla Lacazette io do 9.1, un voto molto alto. Non do 10 semplicemente per il piede debole e anche per il costo, perché costa veramente tanto, l'avete visto, abbiamo sbloccato con poco meno di 300.000 crediti. Sì, con i premi 100.000 crediti ce li riprendi agilmente, però sono quasi 200.000 crediti per un non scambiabile. Li vale? Non lo so, lo dovresti utilizzare sempre, vedrò, cercherò di utilizzarlo il più possibile, vediamo un pochino come andrà. Consigliatemi altri giocatori per i prossimi episodi, naturalmente anche prezzo minimo, prezzo massimo, numero pagina, numero giocatore per il secondo giocatore protagonista dell'episodio. Io spero che vi sia piaciuto, arriviamo a 80 mi piace, anzi a 88 mi piace per la Lacazette, visto che ho 88 riuscito, 88 video, 88 tiro, 88 mi piace per la Lacazette. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.